Mi guarda e sorride, e allora adesso le chiediamo come si chiama. Serenella. Serenella, si può chiedere un pochino, avvicinati, avvicinati. Si può chiedere il nome, oltre al nome si può chiedere anche l'età, Serenella. 20 anni. 20 anni, professione? Tante. Tante, cosa significa tante? Troppe. Professioni o aspirazioni? Ma in che senso? Con questa sfilata? Beh, No, cosa intendi per tante professioni? ne faccio tante, capito? Non una in particolare, aiuto in casa, vado a lavorare con mio padre, Ho capito. E che, lavoro co in un altro negozio. che cosa invece aspirerebbe a fare soltanto, Serenella? A me piacerebbe fare l'infermiera. L'infermiera, ho un'attività. A livello sociale è importantissima. Perché? Perché mi piace aiutare la gente. Com'è la tua vita quotidiana? Ma non molto rilassante. Anzi, è molto presa perché sono sempre impegnata. Non riesco mai ad avere un po' di tempo libero. Un po' di tempo da dedicare a te stesso. Ecco. E tutto ciò ti soddisfa un pochino di rammarico ce l'hai? No, mi soddisfa sì, ma non abbastanza. Si può inserire allora in questo bisogno di evadere questa iniziativa? Ecco, infatti, sì, lo faccio proprio per quello. Per evadere, che possibilità dà questa sfilata, questa iniziativa di evadere? Che cos'è in pratica? Dov'è l'evasione? Ma l'uscita anche di sera, che non sono abituata, soprattutto. Poi stare insieme alle Ho capito, altrimenti non sarebbe possibile. amiche. No, perché non ci sarebbe un motivo. Ecco, molto giusto, non è che manchi la possibilità, è il motivo. Motivo. E ne abbiamo parlato ieri sera un pochino. Che cos'è esattamente, la componente di questa sfilata? È di più il gioco o di più l'esibizione, l'esibizionismo? Ma Ce in n'è un. parte per me è un po' di esibizionismo, sì. Poi c'è qualcun'altra che invece lo fa anche per gioco. E esiste allora l'esibizionismo positivo? Sì, esiste. Esiste. Cosa significa? A che cosa tende l'esibizionismo? Oddio, cosa puoi intendere? Naturalmente Perché? tutte le ragazze hanno un po' di vanità, sai, anche quella più tranquilla, anche quella che non sembra. Questa sembra un'affermazione di un uomo, cioè che sia innata nelle donne una componente esibizionista. Sì. Stavamo detto di una donna. In ogni caso, tu ti ritieni all'altezza di questa sfilata, di questa iniziativa, di questo gioco, di Guarda, questa esibizione? proprio sinceramente no. Come mai? Ma forse perché proprio non mi sento come le altre, capito? Che cosa ti manca? Non so, boh. Cioè, non ti senti integrata nel gruppo? No, no, anzi, sono molto integrata perché sono tutte socievoli con me. Tutte. Mi sento io diversa da loro perché hanno più esperienza, forse ci sono delle ragazze che hanno già partecipato altre volte, io no, hai capito? Ho partecipato 3 anni fa, 3 o 4 anni fa, ma era una cosa da niente, capito? Ho capito. E parlavamo del gruppo. Esiste un gruppo, uno spirito di gruppo qui? Non molto per me. Non molto. Perché? Che cosa manca? Manca l'amicizia vera? È Sì. più superficiale. Sì. Ho capito. E un'iniziativa del genere, però, amicizia potrebbe anche creare. Magari. E invidia invece? Invidia, ma invidia non saprei dire, guarda. Non ho sentito niente da poter capire che ci sia qualche invidia. Ma potrebbe nascere anche invidia, perché potrebbe nascere? Perché non siamo tutte uguali. Che cosa si vorrebbe Che cosa si vorrebbe essere? essere? Cioè, chi invidia, che cosa invidia e perché invidia? Forse invidia un'altra ragazza perché è più brava di lei, si comporta meglio, si fa vedere meglio, è tutto questo. Io potrei magari anche invidiare, anche senza volerlo, hai capito? Ho capito. Perché vedendo un'altra che si comporta diversamente,
da me potrebbe indurmi ad avere dell'invidia. Due nomi di chi ritieni più brava di te o più bravo? Guarda, per me sono tutte brave le altre ragazze. Tutte escluse, esclusa te. Oddio, dai, esclusa, dopo dicono che è modesta, che è qui. Comunque, guarda, sono tutte brave. Veramente. Per me sì. Anche la più giovane, magari proprio senza esperienza, se la cava benissimo. Cioè, in fondo non sono mica tutte professioniste. Torno un pochino indietro, perché stavo riflettendo su una tua affermazione. Hai detto siamo tutte amiche, hai parlato al femminile, perché? Tutte amiche. Ci sono anche dei ragazzi, sì, siamo tutti amici. Si può essere amici con i ragazzi senza... Sì, sì, benissimo. Senza problemi. Ok. Qui è un po' più difficile. Prima non me l'hai detto chi c'è, hai detto anzi, non ci sono due nomi, due ragazze più bravi, un pochino tutti li senti bravi, ok? Così. E chi invece non riesci a sopportare qui? Chi non riesco a sopportare? Ma a tutti dico escluso Italo. No, no. No, guarda, io sto benissimo con tutti, non ho proprio nessuno da... Quindi non butteresti nessuno giù dalla torre? No. No, proprio perché non risolverei niente a farlo. Che anche se qualcuno non si comporta bene nei miei confronti o nei confronti degli altri, è lui che è matto e resta matto per me. E anche se lo butto giù dalla torre, resta matto lo stesso. È una sfida con sé questa sfilata anche? Sì. Che cosa deve dimostrare Serenella a Serenella? Ecco, devo dimostrare che... Ma posso fare anch'io certe cose che magari pensavo di non poter fare. E sei riuscita a convincerti? Ma non del tutto, sinceramente. Sinceramente non del tutto. Che cosa ti manca? Spero nei prossimi giorni che avvenga qualcosa di più concreto. Volevo portarti su tutt'altra pista. Parlavo senza microfono. Che cos'è la superficialità? Per me è una cosa bruttissima. E si può misurare, si può descrivere, soprattutto. Scrivere sì, misurare. Che cosa non ha una persona superficiale? Per me una persona superficiale non ha intelligenza, soprattutto. Anche se magari è una persona intelligentissima, per me non ha intelligenza, perché si sente superiore e non bisogna mai essere superiore agli altri, per me. Che cosa una persona superficiale riesce a capire e che cosa non riesce a capire? Per me riesce a capire tutto, è che non lo fa credere. Manca di logica o manca di sfera emozionale? Oddio, manca di logica o di sfera. Allora, una persona superficiale non arriva al nucleo delle cose, in pratica. Sì. Una persona superficiale può provare amicizia vera o solo convenienza? Convenienza per me, guarda. Cos'è la paura del pubblico? Ma vedremo. Che cos'è la paura del pubblico? Vedremo poi. E l'applauso? L'applauso, ma per me è l'antidoto della paura. Ecco, mi fa venire la pelle d'oca. Ma un pochino è l'antidoto? Sì, per me sì, un pochino. E una volta provato l'applauso, lo si vuole provare ancora, secondo te? Per me sì. È una droga allora un pochino? Sì. E beh, se applaudono, applaudono perché magari è andata bene, allora ti invita un po' più a essere orgogliosa di te stessa. Nella vita di tutti i giorni ci vorrebbe l'applauso? Sì, veramente. Parliamo allora del valore sociale di questa iniziativa. Cioè, in che cosa si inserisce? Si inserisce in un ambito già fertile o il paese, secondo te, è un paese vuoto? No, infatti è proprio un paese vuoto per me. Tutti gli anni fanno questa manifestazione, chiamiamola così, e per me, insomma... Che cosa vogliono i giovani? Che cosa vogliono i giovani da Goro, dal paese? Cosa cercano, secondo te? Cercano qualcosa di diverso. Che potrebbe essere? Beh, questo anche. E un cinema, una discoteca. Bravo, un cinema soprattutto, una discoteca. Cercano queste cose. La possibilità di fare sport.
Anche moltissimo. Io sento molti ragazzi che chiedono una palestra anche qui. Una piscina. E io ho il pallino. Il teatro, secondo te? Il teatro, guarda, sarebbe per me una cosa bellissima, perché non ci sono mai stata a teatro, a parte un... E farlo? Farlo? Ma non saprei dirti, farlo. Come sei stata contattata per questa iniziativa? Guarda, contattata nel senso... Contattata, cioè cercata. Chi ti ha cercata? Ma no, mi hanno vista lì al bar con le altre, hanno chiesto alle altre e intanto hanno chiesto anche a me. E averti cercato così, averti chiesto se venivi un pochino, ti ha fatto piacere? Sì, mi ha fatto piacere. Ti ha fatto sentire un pochino importante? Oddio, importante no, per considerate le altre, capito? Ho capito. Ho saputo che alcune non volevano accettare, si sono fatte un pochino desiderare, secondo te, o erano indecise più semplicemente? Io guarda, quando mi hanno chiesto non ho detto subito sì. Ma per indecisione, perché? Sì, perché non mi sentivo adatta, magari come ti ho detto prima, ma non per essere, come dicevi te, per farti cercare. Un tuo difetto? Un mio difetto? Me la prendo troppo spesso. Ma non lo faccio vedere. Allora non farlo vedere è un pregio, è un tuo pregio. Ecco. E un altro, quello più grosso? Un altro difetto? No, un altro pregio. Ma chiedilo alle altre. Qual è? Dirti. Bene. Io direi che adesso possiamo anche lasciarti andare. Buon divertimento e in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo comunque.